l'autrice del primo volume, io chiamerei Mirzia Bianca e poi non so, Gambino e Messinetti, se possono venire a dire la loro. Credo che sia da sola. Va bene, allora parla per tutti. Allora, poche battute, perché ormai siamo tutti stanchi. Per il principio di democrazia dovrei parlare insieme agli altri curatori, Presidente, ma non ci sono, quindi dirò qualche parola. Il perché di questo volume, da civilisti, perché siamo tre civilisti che si sono interrogati sul rapporto classico tra libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali, oggi tante volte evocato. Io devo fare una precisazione, io mi voglio proprio rapportare alla prima affermazione del Presidente che ha fatto in apertura. Noi l'impostazione di base è di recuperare i diritti fondamentali, quindi nonostante il titolo libertà, la nostra impostazione di fondo è l'esigenza tutta privatistica di recuperare la tutela dei diritti fondamentali. Come farlo? Questo è il quesito più interessante, più suggestivo, ma anche più difficile. Io ho sentito le parole di Giorgio Resta, chiaramente l'inadeguatezza degli strumenti risarcitori e quindi l'esigenza di altri strumenti civilistici. Lui parlava del risarcimento in forma specifica, io penserei anche in alcuni casi all'inibitoria, ma devo dire che in questa materia si è rivelata inadeguata, se non altro non completa, la tutela anche solo penalistica. Si pensi al caso Sallusti o al caso Belpietro per quanto riguarda la responsabilità del direttore del giornale. La tutela penalistica, a mio parere, enfatizza il problema del rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali, perché lo crea, lo enfatizza, così come credo che il problema del negazionismo non possa essere impostato solo in termini unicamente penalistici, quindi in termini di reato. L'Italia ha dato una risposta per quanto riguarda il negazionismo, considerandolo a giugno di quest'anno una fattispecie di aggravante, quindi sempre sul profilo del diritto penale, ma io credo che invece ci siano degli spazi molto suggestivi per il diritto civile per ripensare a un diritto alla memoria. Credo che l'unico civilista che se n'è occupato, ma sia pure proprio in termini di obiter dictum, è Stefano Rodotà, e credo invece che la individuazione di un diritto alla memoria, sia individuale che collettivo, possa essere uno dei temi su cui i giovani e sul diritto civile possa affrontare. E, altre suggestioni sicuramente derivano dal testamento digitale. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha prodotto un documento sul testamento digitale, perché chiaramente è uno dei temi più interessanti, perché coniuga anche qui il diritto di questa proprietà, di questi detentori dei dati, con invece il diritto alla memoria dei familiari. Lì è soprattutto il diritto dei familiari a ricordare, che invece spesso viene negato. Quindi insomma credo che i temi sul piatto sono tanti. Tengo a precisare che questo è un casebook che noi abbiamo pensato per l'attività didattica, quindi i nostri contributi sono contributi molto, molto scarni. Abbiamo lasciato poi lo spazio al principio di effettività, quindi alla giurisprudenza. Grazie Presidente.
Grazie, grazie. A me rimane solo il compito di ringraziare anzitutto gli autori dei libri che ci hanno permesso di fare questa discussione, che mi è sembrata molto interessante e proficua, che è riuscita ad andare anche al di là dei libri che abbiamo presentato, di ringraziare ovviamente tutti i relatori, tutti gli intervenuti, e a questo punto credo che nella stanza accanto devo ringraziare ovviamente l'autorità garante delle comunicazioni per l'ospitalità, per la cortesia con cui ci ha accolto, nonché da ultimo per il brindisi che ci offre nella stanza a fianco. Grazie.